Credi a me. Io mille posti dove. È cantando che i marinai di Adriatica lasciano il porto di Santa Maria di Leuca. Ciao, ciao, baci e saluti alla ragazza. A bordo ci sono dei nuovi ospiti alla scoperta del mare. Sono Matteo e Giuseppe, che hanno da poco pubblicato una nuova storia degli scorpioni del deserto, il fumetto di Ugo Pratt che ha dato origine alla fortunata serie di Corto Maltese. La vela come, cioè, aspettiamo di essere a una distanza maggiore dalla costa per... Aspettiamo di avere il vento. Ah, vento. Il principio del... Solo quando c'è vento. Di mettere, no, sai che mettiamo la vela, la randa la mettiamo anche certe volte quando non c'è vento per stabilizzare la barca. Quando c'è onda laterale, ah, la barca tende a rollare. Sì. Allora tu metti la randa, la cazzi bene, la tiri molto, sì, molto dura in modo tale che la sua stessa resistenza nell'aria impedisca. Rallenta sì, questo sì, movimento, sì, e quindi sia più confortevole navigare. Visibilità buona. Poco alta. Tendenza, sud-est, 3. Una medusa? No. Eh? Era una medusa? Sì. Ma è mostruosa, enorme, non l'ho mai visto. No, beh, abbiamo accettato innanzitutto perché è un'esperienza, io chiamo un'avventura perché non sono mai stato per mare, cioè, quindi per me è un'avventura, non, cioè, anche se è tranquillo, si è rilassati, è bello, però cioè, per me è un'esperienza nuova e mi piace molto. In più c'è questo arrivo a Malta dove non sono mai stato, che con tutte le suggestioni che porta legate al personaggio di Corto Maltese ha avuto un suo peso. Anche Filippo poi, tra l'altro, che mi ha detto che l'arrivo a Malta è molto bello, proprio arrivare in barca a Malta è molto bello, quindi... Come il viaggio in Etiopia è stato importantissimo per la storia che abbiamo fatto, il mio viaggio in Etiopia. Credo che l'idea anche solo di avvicinarsi a un personaggio che vive di mare e nel mare come Corto Maltese, se riusciremo a farlo, sarà anche meglio di questo viaggio. E io ho già tampinato Filippo chiedendogli delle cose sulla velocità, sui nodi, le distanze, quindi gliene farò altre di domande. Pinne? Delfino curioso. Di ispirazione per i due fumettisti e chissà che Malta non porti fortuna.